Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Aiuto, mi fai male! Sarebbero state queste le ultime parole di Giulia Cecchettin. Ora ti sveleremo tutto ciò che si vede in questa terribile registrazione, quindi continua a seguire il video. Questo emerge dal video recuperato in queste ultime ore. Come riporta il sito leggo.it, c'è un video, brevissimo, nel quale si vede Filippo Turetta aggredire a mani nude Giulia Cecchettin la notte di sabato scorso. Questo video, attualmente, è tra gli elementi in mano agli investigatori. Lo si apprende da fonti vicine all'inchiesta. Il ragazzo, ex fidanzato di Giulia, è indagato per omicidio dalla Procura di Venezia. Nel filmato si vedono i due ragazzi impegnati in una colluttazione durante la quale Giulia Cecchettin viene ferita e perde sangue. Ma le carte ufficiali che descrivono questi terribili attimi raccontano anche altro. Queste carte sono state visionate dai giornalisti dell'ADN Kronos. Ecco il contenuto. Filippo Turetta poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte, colpendola nuovamente al fine di evitare che la stessa fuggisse. Dopo aver colpito Giulia con calci mentre si trovava a terra, tanto da farle gridare «Mi fai male!» invocando aiuto, Filippo viene ripreso mentre si sposta insieme alla ex in un'altra area con la propria auto, dalla quale la 22enne fugge. Rincorsa, viene colpita alle spalle da Turetta, che l'aggredisce violentemente, provocandone la caduta, per impedire che si allontanasse e producendole, quale conseguenza della propria azione, si legge, ulteriori ferite e ulteriori copiosi sanguinamenti, che determinavano che la parte offesa rimanesse a terra apparentemente esanime, mentre il Turetta caricava il suo corpo nella propria auto, allontanandosi dal luogo dei fatti e rendendosi immediatamente irreperibile. Il 22enne è ancora ricercato. Grazie per la visione. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella.